va al limite dell'area a cercare Morlandi, si torna da Zibert, lo schema della Caronese che poi va dentro sul secondo palo, ha cercato di arrivarci Pucca e si era trovata un'occasione da gol abbastanza casuale. Zibert in tre quarti campo, Sanogo palla sul mancino, prova a calciare Sanogo ed è il vantaggio della Caronese con Vamara Sanogo, il classe 95 porta in vantaggio la squadra ospite, primo gol per lui con la maglia della Caronese. C'è l'angolo, andrà a batterlo Bruni, palla dentro col destro, palla dentro a cercare qualcuno sul secondo palo, sempre steso a battere col destro, palla dentro a cercare Parini, palla per rimane lì, ancora Castanese, ancora Parini, non c'è nulla secondo l'arbitro, il cross in mezzo, poi la testa, il pareggio della Castanese, il gol di Capitan Pescara con la testa. Troppo lungo, attenzione, ha fatto un errore clamoroso qui Quintiero e ha regalato un gol da distanza siderale a Pescara. L'uscita di Pescara su di lui, poi Bossi può andare al cross, la palla dentro, Sanogo non riesce a stopparla, bello il pallone dentro, attenzione Napoli sul fondo, l'illusione è gol, è dentro, non se n'era accorto nessuno, è il gol del pareggio della Caronese. Matteo dentro a cercare Corno che prova a far passare il pallone, poi Kovalonox rimpallato, Sanogo 3-2 per la Caronese, la doppietta di Vamara Sanogo. Orlandi, poi Salom riesce ad andare via un uomo, riesce ad andare via a secondo, c'è Muzaffir libero a sinistra, decide di servire Quartesan che riesce a entrare in rigore, Quartesan col destro sul fondo, il destro di Quartesan. Sanogo, Corno, in qualche modo, si porta la palla sul mancino, prova a calciare. Parte Corno, col mancino. Stiso, alza la testa, cerca Quartesan, di petto. Napoli su di lui, l'appoggio per Moretti, Salom, ancora Salom, Moretti, limite dell'area, prova con il destro a calciare, la palla rimane lì e sotto porta Muzaffir trova il 3-3, una partita che non finisce mai questa, il gol del numero 11, non benissimo qui Quintiero. Dalla Castanese con Stiso, l'area è piena, tutti in area piccola, a infastidire la visuale di Quartesan, palla sul secondo palo, la palla ancora lì e sotto porta trova il gol del 4-3. Provatola, rovesciata, Fabrucci non l'ha trovato la palla, prova ad andare via qui Salom, dall'altra parte arriva Stiso, limite dell'area col destro, Stiso col destro non trova neanche la porta in questo contropiede. Parte invece Salom col destro. Quintiero, palla dentro, Sanogo con la testa. Diatta al limite, ancora Sanogo. In qualche modo. Carugati, Zibert, Sanogo, ancora Zibert col destro. Ci ha provato Zibert col destro. Bossi, Diatta. Sono tutti su quelli della Caronese. Zoppi spara la porta, palla dentro, sul secondo palo c'è Corno e l'ha messa dentro Corno, non finisce più questa partita, è 4-4, è 4-4, incredibile, l'ha messa dentro il numero 10 di testa sul secondo palo, 4-4, ma che partita è, ma che partita è di Quintiero, scusate, e finisce qui, possiamo dirlo, è finalmente finita Castanese e Caronese, è finita 4-4, non è uno scherzo, è 4-4.